Ah, penso, vabbè, te lo dico. Gli italiani, se voglio essere onesto, se no pare uno scappa in giro. Non mi piace Calvino. Mi piace più Fenoglio. Beppe Fenoglio sì. Calvino non mi piace. Il lavoro che fa Calvino, Vanicco lo fa meglio. Perché Calvino non produce niente di originale, di nuovo. Tutti i temi riciclati da tutto il. No, vabbè, devi mettere il tuo, devi portare roba nuova. Il Fenoglio no, il Fenoglio è fuori. Allora, De Moravia, devo essere onesto, gli indifferenti, tu parli così. La Sociana è un bel libro. Basta anche un libro, solo per Salvanatore, non dico che no, perché per esempio, noi la diretta, professoressa, è meglio Quasimodo che Montale. Ed è subito sera, ognuno sta solo sul cuore della terra, trafitto da un raggio di sole, ed è subito sera. Sono tre versi immortali. Quindi se fra 4-5 secoli uno sui pianeti d'Orione, dopo tenente, se legge quei tre versi, ci si riconosce con me. Quando tu fai quei tre versi, poi aver fatto solo quelli, forse è mortale, dicevo poi. Beppe Fenoglio, sicuramente. Piero Chiara, se vi capita di leggere anche Piero Chiara, leggetelo Piero Chiara. E poi ci sono alcuni grandi libri, dei singoli autori che hanno fatto un solo libro, ma sono grandi libri. E uno è, che sembrerà strano, ma è il generale della Rovere, di Indro Montanelli. Qual è Indro Montanelli? Che era un fascio liberale, come giornalista non mi frega niente, è tutto da buttare. Ma il libro, il generale della Rovere, poi hanno rifatto lo sceneggiato in televisione, che era da dai 20 anni di galera che io avevo in mente rifatto, lo sceneggiato, perché andate a cercare la cassetta, oppure scaricatelo su internet, vedete il film Il generale della Rovere, con Vittorio De Sica, e da chi era diretto? Da Rossellini, in bianco e nero, che è stupendo, semplicemente stupendo. Se le capi andate a vedere, quando c'è un'opera già fatta così bene, che bisogno c'era di rifarlo? Fagli vedere quello e compratevi il libro, che è piccolo, ma è stupendo. E poi c'è Tempo di uccidere di Flaiano, grande romanzo, piccolo, se vuol legge. E poi leggete Piero Chiara, leggete tutto, e poi leggete i libri miei, insomma. Che sono uno meglio dell'altro. E beh, Primo Levi tanto è per fino. Primo Levi non si discute. Oserei dire, però, vedi che Primo Levi non si discute, perché il livello della testimonianza, la cosa, non si discute. Quello fu un dramma che uno ci dovremmo rendere conto, però renderci anche conto che c'è un piccolo saggetto di Benedetto Croce, che sentito la proprio, l'Hitler che è in ognuno di noi. Non pensate mai che il male ce l'hanno gli altri e io c'ho solo il bene, o che chi fa chissà che cosa è un mostro. C'è ognuno di noi ha dentro di sé tutto il bene e tutto il male del mondo. Tra me e il mostro di Firenze non c'è una alterità, non è che siamo due cose diverse. Il mostro di Firenze non fa, ha solo agito tutto il male che c'è anche dentro di me. Voi avete svegliato Terenzio che dice né inumani a me alieno. Ognuno di noi in certe condizioni può essere in grado di dare la vita per un altro, ma in altre condizioni noi può essere andato a toglierla a qualcun altro. E soprattutto io credo che noi siamo tutti profondamente uguali, c'è assoluta identità psichica per ogni essere umano. Ma credo che sta agitando, credo che se vi siete stufati, allora stringo e vado a chiudere. Però due cose volevo dire prima di tutto. Guardate, l'uomo è sempre lo stesso. Se voi leggete le lettere, le ristorate di Cicerone Attico, a un certo punto questi si scrivono: non so più le stagioni di una volta, non ci sono più le mezze stagioni, le rame non hanno più il sapore. Ecco,
c'è assoluta identità psichica, quello che cambiano sono le condizioni, ma il nostro modo di sentire l'esistenza, il nostro modo di gioire, di soffrire, il nostro modo di sentire il vento è lo stesso sempre, c'è assoluta identità psichica. Io non lo so se c'è un Dio che governa tutto quanto, e non so neanche se c'è un'altra realtà al di là della vita, non so se c'è un senso nella vita. Quello che so però è che il senso alla, io, il senso, è che io ci sto, e che il senso alla vita glielo devo dare io con il mio modo di starci, partendo da cosa? Da quello che ho. Quello che ho è la storia, quello che è successo. Partendo dal dato che io e te siamo uguali, e che soprattutto io e te stiamo qua adesso, perché dietro di me, dietro di te ci sono quel numero determinato di generazioni che si sono prodotte, che hanno sofferto, hanno fatto culo così, che sono morti per arrivare fino a noi. Se io non fossi nato a Latina e tu non fossi nato a Verona, noi non staremmo qua adesso. Se fossimo nati in Tanganica staremmo ancora presso alle gazzelle, oppure a navigare il Mediterraneo per arrivare qua. Questo significa che voi non potete, non dovete mai pensare la vita è mia e ci faccio quello che mi pare, non gli dovete mai pensare potete dire vostro padre o vostra madre mica te l'ho chiesto io di venire al mondo, non potete mai pensare che c'è la possibilità pure di suicidarti, non ce l'hai, perché la vita non è tua, tu quello che sei qua lo devi a tutti quelli che si sono prodotti prima di te, tu quello che sei lo devi a tutti quelli che ti stanno intorno, perché se fossi nato 40 anni era l'idea del Dio, questo è un processo, stiamo dentro la storia, ognuno di noi è un tramite nell'arco delle generazioni, noi stiamo qua perché tutti quelli si sono prodotti, perché 2,5 milioni d'anni fa nel cuore dell'Africa per la prima volta il primo di noi è sceso da un rano e ha scheggiato la prima pietra per farne un utensile, è lì che è cominciato il cammino del lavoro e della conoscenza, ed è il cammino che è andato sempre avanti, sempre avanti. Quando vi dicono che ieri era meglio, non gli credete, sono fregnacce. Non è vero, non esiste l'età dell'oro nel passato. L'età dell'oro, se esiste, sta nel futuro, nel presente e nel lavoro che noi facciamo. Anche oggi, che l'Italia sembrerebbe messa male, tutto quello che va è messa male. Ma non gli credete quando vi dicono che se stava meglio prima. No, anche oggi è sempre meglio di 20 anni fa. Io ringrazio Dio che mio figlio non fa le cose che facevo io. Noi 30 anni fa ci sparavamo addosso fascisti e comunisti in Italia, si giravano le catene, non c'erano gli anni del piombo, con tutti i casini, potremmo star meglio, ma con tutti i casini ancora mo' state meglio di ieri. Le possibilità che avete, le informazioni, di affrontare la vita, sono sempre le più di ieri. Non affrontare la vita, lo studio pensando a quanti soldi devo fare, il successo che devo raggiungere, no, sono fregnacce queste. Tu non è che devi studiare perché devi arrivare ai soldi. A me mi faceva incazzare come una bestia il ministro del lavoro Sacconi quando disse ma che li facciamo studiare all'università, fa questi giovani che poi si illudono, non trovano il lavoro adeguato al loro studio, tanto vale vanno a fare i corsi di formazione, avviamento professionale. Io poi vorrei sapere se lui i figli suoi a mandarli all'ente scuola della Cassa Edile a imparare a fare carpentiere o se lui i figli suoi la mandare alla Bocconi. Ecco, è dietro quei ragionamenti c'è solo, che a imparare a fare carpentiere ci devono andare sempre i figli nostri, i figli della classe operaia e delle classi subalterne. E soprattutto guardando al presupposto che se fai l'operaio a che ti serve conoscere tante? Soffregnacce, non gli dare retta a questo.